Bella a tutti ragazzi, io sono Andrea Contini e oggi sono qua a Toulouse, in questa fantastica città della Francia, nel sud della Francia in particolare, in una giornata bagnata dal sole perché fanno più o meno 30 gradi. E diciamo che ho deciso di venire qua a farvi un giro per Toulouse, non solo per farvi vedere la città e per raccontarvi un pochettino di quali sono i miei luoghi preferiti di questa città, ma anche per raccontarvi di quali sono, secondo me, i quattro motivi che ci impediscono di fare quello che vogliamo fare, o meglio, che ci impediscono di raggiungere i nostri obiettivi. Quindi niente, faremo un piccolo giro per la città e niente, intanto vi invito a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanella e a mettermi un like di supporto, perché questo canale ovviamente ha bisogno di voi per crescere e niente, noi ci vediamo al prossimo luogo. Ciao! Allora ragazzi, eccoci arrivati alla prima tappa di questo piccolo tour su Toulouse. Come vedete dietro di me c'è un fiume, questo fiume è la Garonne ed è qua che vi racconterò un pochettino qual è secondo me il primo motivo per cui certe volte tendiamo a non fare quello che vorremmo fare e quindi a non raggiungere i nostri obiettivi. Secondo me il primo motivo è che tendiamo troppo ad avere tendenza ad aspettare quello che io definisco il momento perfetto. In poche parole, il momento perfetto è quel momento che noi pensiamo sia propizio per poter cominciare qualcosa, quindi per intraprendere un qualcosa, per lanciarci un nuovo progetto, quando in realtà poi questo momento che noi consideriamo il momento perfetto è soltanto un momento idealizzato nella nostra testa. Provate a pensare ad esempio a tutte le volte che magari ci diciamo smetterò di fumare quando questo momento stressante sarà passato, oppure mi iscriverò in palestra quando le vacanze saranno finite. In qualche modo tendiamo sempre a rimandare quello che dobbiamo fare per un futuro prossimo, perché pensiamo insomma che il futuro prossimo sia un futuro più favorevole di quello che stiamo vivendo. Il mio consiglio per evitare di scadere in questa tendenza a voler aspettare il momento propizio è secondo me quello di sviluppare una filosofia del carpe diem. Carpe diem non era soltanto la massima di Orazio, ma è anche probabilmente la filosofia su cui si incentra tutto il pensiero buddista, quindi cercare di focalizzarsi non più sul passato, proiettarsi sul futuro, bensì vivere il momento presente. Vivere il momento presente può essere l'unico modo appunto per superare questa tendenza a rimandare le cose ad un momento più favorevole. In qualche modo renderci conto che ogni momento, ogni istante è il migliore per poter fare qualcosa, ci può permettere di fare quel piccolo passo che poi ci permette di avanzare verso dove stiamo andando. In poche parole, ragazzi, quello che dobbiamo fare è cercare di vivere di più il presente e renderci conto che sostanzialmente non per forza il momento che verrà sarà il momento migliore per poter fare qualcosa. Allora ragazzi, secondo me il secondo obiettivo per cui molto spesso tendiamo a non raggiungere gli obiettivi sperati è semplicemente il perfezionismo, o meglio andare alla ricerca della perfezione e del perfezionismo. In qualche modo tendiamo ad idealizzare i nostri progetti, o meglio il risultato finale delle nostre azioni sperando che siano perfette. Questo molto spesso proviene dal fatto che tendiamo molto spesso a comparare quello che facciamo con quello che fanno gli altri, quindi magari cerchiamo di ottenere gli stessi risultati che altre persone dopo anni di pratica hanno raggiunto. Provate a pensare ad esempio che volete iniziare a imparare a suonare il pianoforte. Molto spesso lo vorrete fare perché vorreste raggiungere e essere capaci di suonare quelle fantastiche melodie che Einaudi o altri artisti famosi suonavano, e quindi vi iscrivete a lezioni di pianoforte e vi renderete subito conto e vi scontrerete subito con la triste realtà che per ottenere quei risultati che lì servono anni e anni di pratica. All'inizio sarete in grado solamente di mettere insieme delle piccole melodie. Ecco, in quel caso noi ci sentiremo frustrati ed è proprio quella frustrazione che poi ci porta ad abbandonare quello che stiamo facendo, dicendoci che magari è troppo difficile, che non diventeremo mai bravi come gli altri. Claude Monet diceva: "Ho cercato la perfezione e ho rovinato quello che andava bene."
Ecco, in qualche modo questa frase riassume un pochettino quello che ci succede quando andiamo alla ricerca delle perfezioni, ed è quello che dobbiamo evitare. Quindi quello che vi consiglio, ragazzi, è accettate in fretta l'idea che non sarete perfetti e che la perfezione si raggiunge solamente dopo anni e anni di pratica, e che molto probabilmente dovrete passare attraverso un periodo di apprendimento in cui dovrete essere in grado di sviluppare determinate abilità, e solo in quel modo il vostro progetto poi assumerà le forme desiderate. Quindi quello che vi posso dire io e vi posso consigliare, ragazzi, è smettetela di cercare di essere perfetti e cercate di fare, perché anche fare solo un piccolo passo vi permetterà di andare dove volete andare. Quello che mi piace di Toulouse, ragazzi, è sostanzialmente sono queste piccole viuzze nelle quali sto camminando adesso, viuzze molto tranquille, piene di ristorantini, piene di brasserie, piene di ovviamente locali di ogni genere. È una cittadina molto simile a Bordeaux come concept, nel senso che la si gira tutta quanta a piedi, il centro è abbastanza piccolo, però poi in realtà rimane una città comunque grande, perché mi sembra che sia la seconda o la terza città di Francia, anzi la terza città di Francia dopo Marsiglia. Quindi è una città molto carina, molto universitaria. Comunque, secondo me, il terzo motivo per il quale tendiamo ad abbandonare i nostri obiettivi, o meglio a non raggiungerli, è la paura di non sentirsi all'altezza. In qualche modo ogni volta che ci viene in mente un'idea o ci viene in mente un progetto che potremmo portare avanti, c'è una sorta di vocina nella nostra testa che ci dice che forse non siamo in grado, che forse non siamo all'altezza. E questo sostanzialmente dipende dal fatto che molto spesso, quando ci accingiamo a fare qualcosa di nuovo, la paura di uscire fuori dalla zona di comfort ovviamente ci porta a pensare di non avere le qualità giuste, o meglio le abilità giuste, per poter venirne a capo. Ad esempio, c'era questo ragazzo che conoscevo che veniva all'università con me, che praticamente passava ore e ore a studiare e poi non si presentava all'esame e decideva magari di darlo il mese dopo perché non si sentiva abbastanza pronto. Questo è un esempio tipico che ci impedisce, che ci mostra come a volte la paura di non essere all'altezza ci impedisce poi di raggiungere i nostri obiettivi. Ma in qualche modo, ragazzi, a un certo punto il primo passo va sempre fatto. Non si impara a nuotare stando fuori dall'acqua, così come l'uccello non impara a volare se prima non cade dal nido. Quindi in qualche modo quello che vi posso consigliare è ovviamente di buttarvi, di cercare di fare quel piccolo passo che vi permette in qualche modo di esporvi. Ricordatevi che a volte agire e fare qualcosa è l'unico modo che, o meglio, è l'unico mezzo che ci permette di superare la soglia fra idealismo e concretezza. In qualche modo fare qualcosa, anche solo una piccola azione, ci permette di valicare quel confine che poi divide l'ideale dell'idea che abbiamo, l'ideale degli obiettivi che vogliamo raggiungere, con il concretamente raggiungerli. Eccoci, ragazzi, arrivati all'ultimo luogo, Place Saint-Georges, questa bellissima piazza di Toulouse, nel cuore proprio di Toulouse, pieno di barettini e localini, ed è praticamente qui che terminerò questo video raccontandovi qual è secondo me il quarto motivo che ci porta poi a non raggiungere i nostri obiettivi. E questo quarto motivo è ovviamente la paura del fallimento. Winston Churchill diceva: il successo è l'abilità di passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo. E in qualche modo è vero, perché ovviamente il fallimento, prima di essere considerato tale, deve essere considerato come un processo di apprendimento. Io ho fatto già un video su che cos'è il fallimento, su come da un punto di vista filosofico può essere visto il fallimento. Vi consiglio di andarlo a vedere qualora non l'aveste già fatto. E in qualche modo la nostra paura di fallire è legata strettamente con la nostra persona. Fallire in qualche modo in qualcosa ci fa sentire come se la nostra persona fosse un totale fallimento, quando in realtà dobbiamo accettare l'idea che fallire è l'unico modo poi per apprendere, perché è soltanto grazie ai nostri errori che possiamo apprendere, ed è soltanto grazie all'apprendimento che poi miglioriamo quello che vogliamo fare e possiamo raggiungere i nostri obiettivi.
Quindi ragazzi, questo video si conclude qua. Io spero in qualche modo che questo video vi sia piaciuto. Vi invito sempre ovviamente a commentare e farmi sapere che cosa sia per voi e quali siano per voi i principali motivi che vi portano poi a fallire. Ciao! E niente, quindi noi ci vediamo al prossimo video. Vi saluto, ciao!